Frate, questa era molto. Se parte da qua, che ieri avevamo visto tutto sto pezzo. Anche se per farvi capire il livello del coso, il livello del video è questo all'incirca, raga. Ridiculous Driver Fails. E secondo me è un po' un inganno il titolo, perché più che ridiculous sono veramente alcuni terribili, tipo questo. Questo mi ha fatto ridere. È terribile. È veramente. Ah, pure questo faceva ridersi. Guarda, cioè, ci passi, campione. Campione, scaveole. E stucche de Beyblade. La gente è proprio stupida. Giammo, perché quando Reddit verso l'estate cala un po', non fai un. Questo, regà, è il taglio alla gola di Fabrizio Corona che gli faranno entro 5 anni. Quello gli dice di andare un po' più indietro. Gli vuole prendere il muso. Gli leva il muso. Ok. Ah, e passa senza. Questo è come quando ti fottono nel culo in gola. Mamma mia, porco Dio, che volo! Ma oh, a me la macchina lo sta a portare! Troppo tranquillo. Ma che brutto, che qui la macchina va indietro. Ah no, va in avanti. No, e no. I'll go when the cars have gone. Ha rosicato. Oddio, gli è stato dietro. Ma che tumore di me. Porco Dio, regà. Madre di Dio. Mark Hogan sta incazzato fragico. Fermatelo, ma che sei pippato? Cioè, capito? Questo stava a aspettare che passassero le macchine e poi passava in curva, no? Quello gli ha rosicato. C'aveva fretta. E gli dice che sai chi sono, sai chi sono. Sai chi sono, me ne frega qualcosa. Io Who are you then? Ronnie Pickering. Ronnie Pickering. E che cazzo? Ronnie Pickering. Who the f*** is that? Yeah, me. Ma che conversazione è? Cioè, ha detto che so, gli ha detto il nome, gli ha detto che cazzo sei io? Oh, wow, brilliant. Apri. Oh, go then. F*** off then. Ma che cazzo? Porco Dio, la gente sta fuori di testa, by the way. Questo rientra che io c'è, scusi, c'è sta la macchina che sta sdriftando il coso. Non si dovrebbe poter levare così, o sbaglio? Ma sono stabba. Ah, è finto già, mo fanno apposta per non pia multa. Ah, ma che tumore. Porco Dio, no, le gambe. Mamma mia, sta per diventare Lorenzo Marcantonghini. Sì, vabbè, ma non lasciarla, porco Dio. Ma che. Ma vabbè, sì, ma sono 9 dell'Isir. Figurate. Che quando si rialza questa, porco Dio, c'hai gli scheletrini intorno. Gran Canaria dov'è esattamente? Vicino alla Scozia. Ha rosicato. Ah, quello è passato con rosso, che ciolone. Ma è passato con rosso davanti ai caramba. Ma sei un supremo inciola. E questo che fate? Si ferma la macchina. Ma che pensi da vece? Ma ragazzi, ma devi essere stronzo come la fame. Olè, acqua nel motore è da buttà. Ma perché? Perché? È sottomarino. Giuseppe Ferrara. Porella. Ok, tutto nanor. Vabbè, frate. Vabbè, Michael Schumacher. Fermatelo. No, aspetta. Cioè, frate. So stranito. Ragazzi. Cioè. Ma il problema. Io non riesco a immaginare come sia potuto accadere. Cioè, ma frate, questa sopra è messa troppo bene. Idiots in Cars Compilation numero 92. Porco Dio. Ma era un ragazzino. Ci ha messo il fio. Ci ha messo. E poi mette emoticon da morte e emoticon da super risata. Ma tu sei scemo.
Ma porco di... Tiè, guarda la... Ah, io mi stanno proprio sul... Cioè, frate, ma è incredibile. Ma frate, io, cioè, o vedendo sti video ho imparato tantissime cose che non farò mai nella vita, o è impossibile che nessuno ci pensi. Sei stato forleizzato, mi dispiace. Hai 10 Formula 1. Mamma mia, matto. Ma stai bruciato, stai. Si è pure rimesso dritto. No, no. Ma che fa quello? Perché sta a picchiare la macchina con... Oh, madonna, muovi a fuoco. Madonna, scoppia. No, frate, no, frate, no, via, frate. Quella ci ha buttato l'acqua, tu sei scema. Ma... Ma più inaspettato di quella volta che mi è entrato un cammello in casa. Ma porco di Dio, sì. Ma che è? Così, te botto. Cioè, quell'altro gli sta esplodendo la macchina. Oh, madonna di Dio. Questa era morte, certa. Si è rotto il multiverso. It's like every time he pops a big question to her, her answers become less and less convincing. Ah, lui non... mi dispiace, non lo puoi superare, frate. No, lui non lo può... Guarda. No, frate, tu sei matto. Tu sei pazzo, perché tu sei malato di mente. Ma questa cosa mi è successa anche a me sull'auto. Ah, l'ha pure preso. Ma che cazzo. Si faceva superare. E che sa mai scritto? Vai piano sull'acceleratore. Porco Dio, vai piano. Perché mi fa troppo ridere il fatto che siano due vecchi. Ma che c'ole. Comunque non è normale sto rumore. E guarda lei. Compilation dei migliori guidatori a Caltanissetta. Lei è tutta chill. Vabbè, stanno a piangere. Oh mamma mia. Wow. Questi sono i più belli, quelli che stanno aspettando, aspettano all'incrocio e letteralmente passano precedente quando tu stai passando, è una che succede sempre. Questo Charizard, se non sbaglio, fuoco bomba. Madre del Dio, quello, quest'altro ascoltava... Sei ripreso. Farà il pit stop? Mamma, tu sei pazzo. Mo' te spawna una macchina in curva. Stecca fra 3 e 2. Porco Dio. Porca madonna, zi. Ma quell'altro, ma che, ma questo stava a suonare il clacson. Cioè ti sta arrivando un masso, un boccia roccia da 20.000 punti e suoni il clacson. Io sono più bravo a schivare le macchine. Ma che, Shinra Tensei. Era, guidava un po' strano questo. E sono tutto molto veloce. Ma come ha fatto a comportarsi così? Ah, scusa, ma che ha preso precisamente l'angolo giusto? E start, tranquillo, tanto c'ha la macchina costosa, quindi possono fare quello che gli pare in mezzo alla strada. Portaccio. Tu sei il re dei cioloni, se... Scuola guida dei Bocelli, ma immagino così. Porco Dio, ragazzi, ma gli ha bucato il vetro. Cioè, qui se c'è stava... Se qui se c'avevi uno accanto è morto. L'ha bucato.
Questa è letteralmente la stessa cosa che mi è successa con Gischiante e Gabbo di Square. Con Gischiante che si leva dal cazzo e mi ritrovo Gabbo di Square e l'ha piantato. Questo è stato più bravo di me però a guidare. Ok, questo si fa una curvetta. E ovviamente il fio della mignotta che c'ha la macchina buona e quindi deve tagliare. Oh. Oh, poi per carità, non voglio fare questo tipo di ragionamento, però stranamente spesso c'hanno le macchinone belle costose quelli che fanno, che guidano a cazzo. Ale, ben tornato, grazie di sei. La cintura, appena fatto palestra. Porco de di... Oh mamma mia, questo è crepato, frate, dai. Cioè si è letteralmente infilato dentro a un tram, a un camion. Comunque tutti in America, cioè quasi tutti in America. Non levare il motorino, levati tu, no! Ma la gente veramente alle volte! Ho capito che te sta a tirar giù. Ah. What the fuck? Questo passa con rosso. Dai. Ah, ma allora i sorpassi proprio, cioè, proprio vanno tranquilli in America, proprio puoi passare a sinistra, a destra. Qualcuno gli dovrebbe dire la differenza tra GTA e IRL. Io tifo per lui. Niente, comunque, frate, cioè, ci stanno una marea di problemi de cosa? De... In America si può sorpassare agli incroci, che non lo sapevate. Oh, ma ha chillato sto video, però. Ma ha chillato. Cioè, sta strumentalina era bella...